Noi Noi non non abbiamo abbiamo paura. paura. Delle parole che ci dividono in normali e diversi, quando si parla solo d'amore. Di chi ama e si ama. Partirà da Piazza Dante sabato 11 luglio alle 17 il corteo napoletano dell'Onda Pride, la rete nazionale di eventi che da Torino a Reggio Calabria sollecitano i diritti delle persone omosessuali e transessuali. Non soltanto unioni civili e matrimonio egualitario su cui l'Italia non ha ancora una legge, ma anche il diritto a una crescita felice. Il manifesto politico di questa edizione è concentrato infatti sulla scuola, luogo dell'inclusione e della costruzione dell'identità. Siamo orgogliosi di essere omosessuali, lesbiche e transessuali e che i ragazzi e le ragazze omosessuali, lesbiche e transessuali possano orgogliosamente fare coming out nel mondo delle scuole, nel mondo della scuola. Ma soprattutto è un momento delicato perché la scuola pubblica è ovviamente a nostro avviso sotto forte pressione e questa teoria del gender, fantomatica teoria del gender, inventata in qualche modo per fare anche del terrorismo all'interno delle scuole stesse, è una teoria inesistente. Noi questo lo vogliamo dire in maniera chiara e forte, per dire che da Napoli vogliamo lanciare un messaggio nazionale. Noi nelle scuole ci siamo perché è giunta l'ora che i ragazzi possano vivere serenamente il proprio orientamento sessuale e la propria identità di genere. Le persone transessuali spesso incontrano proprio a scuola il primo muro della discriminazione, vedendo così pregiudicato il loro diritto costituzionale all'istruzione. Siamo lì anche per dire che alla comunità transessuale non va negato di fatto il diritto allo studio. Molte delle persone transessuali purtroppo non hanno potuto accedere alla scuola pubblica perché discriminate da ragazzine o perché semplicemente cacciate di casa la scuola diventava qualcosa che per loro era diventato un lusso. E sulla recente decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti, secondo cui il matrimonio è un diritto garantito dalla Costituzione anche alle coppie omosessuali, così si esprime il sindaco De Magistris. Tutti possono unirsi in matrimonio indipendentemente dall'orientamento, le scelte e le inclinazioni sessuali. Una cosa di buon senso che in Italia stenta a crescere. Noi a Napoli lo facciamo perché pensiamo che la Costituzione debba vivere anche nei comuni, anche nelle nostre comunità e anche nelle amministrazioni. Invece Parlamento e Governo non hanno il coraggio di applicare la Costituzione e quindi la violano. Noi siamo per la scuola e per l'università che si fondano su un unico principio: libera la cultura, libero l'insegnamento.